Novità sono, oramai siamo avanti, è una strada avanzatissima sul discorso della tubeless. Noi siamo riusciti a fare, il problema era che effettivamente non era tanto la foratura ma quanto il taglio, che chiaramente schiacciando il cerchio nella gomma veniva questo taglio che non c'era liquidi che potesse tenere sulla gomma. Adesso si è studiato una gomma che, come si può vedere qui, che ha un foglio dentro in Kevlar, quindi praticamente c'ha un indurimento che, oltre a tenere su bene la gomma in curva, va bene, e fare un buon grip, ci permette di non tagliare più la gomma, e questo è importantissimo sia per, non solo per il cross ma anche per l'enduro, perché lo sai meglio di me i sassi che ci sono. Di conseguenza, a parità di tempi fra una mousse in una mulattiera rispetto a una tubeless, sono dell'ordine in una speciale di 5 secondi e anche dei 6-7 secondi, e quindi più grip, più leggerezza, e secondo noi è questo il futuro. Sì, è chiaro, non è che ci siamo fermati solo al discorso sperimentazione al tubeless, si porta avanti, come tutti, come tanti fanno, il discorso mousse, che è già da 2 anni che ci si studia sopra, anche perché non vengano fatte dal classico gommaio, ma lì ci vuole un chimico che testi per la consistenza. Di conseguenza ora siamo arrivati a fare sia delle mousse di 140 da 18, 120 18, 110 19, 100 e 80 121, e sono molto molto performanti, vanno bene sia cross che enduro. E la novità assoluta è che abbiamo anche per il mini cross 65 e 85 le mousse adatte per quel tipo di gomma, cioè quindi 12-14, 16-19. Anche per il mini crossista, almeno i babbi una volta per tutte smetteranno di dire che mio figlio ha forato, se no vinceva. Ora con la mousse sono tutti più tranquilli e arrivano tutti. Siamo un po', diciamo, su tutti i fronti, e si riuscirà sicuramente, perché sono circondato da colleghi che hanno molta voglia di lavorare e spirito di sacrificio che chiaramente se portano anche prossimamente a dei risultati, diciamo, sarà una cosa che ci serve anche per ricaricare le pile per gli anni a venire.